Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn. Io sono Andrea Maderna, con me oggi ci sono un attimo che apro la chat perché sennò non mi ricordo chi c'è. Alessandro De Luca. Ciao. Alessandro Di Romolo. Uè. No, non c'è. Ah, ecco. Che c'è? Uè, uè, eccolo, eccolo, uè. Si sa che dalle sue parti arriva più lentamente la connessione. E poi abbiamo Stefano Talarico. Ciao a tutti. E attenzione, per la prima volta in un podcast popcorn regolare, dopo aver partecipato a quelli televisivi al microonde, abbiamo Ugo Laviano. Ciao ciao. Quindi insomma un cast d'eccezione. Poi non c'è Fabio Di Felice perché ha ricominciato a studiare. Io questa gente non la capisco, pensa al futuro. Poi in Italia, cosa pensi al futuro in Italia? Tanto non c'è. Sì, ma poi oh, con anno nuovo. Tra l'altro ha detto che è l'ultimo, quindi o sarà segnato ma... a quel punto diventa il passato quello che ha fatto e può dedicarsi alla nettezza urbana. Esatto. E con tutto rispetto, vabbè, basta, che se no dico cose che dico di pento. Veniamo da 3 settimane di assenza, credo, durante le quali Guerre Stellari e Checco Zalone hanno dominato le sale italiane e le polemiche su Facebook. Credo che parleremo solo di Guerre Stellari e non di Checco Zalone, ma correggetemi se sbaglio. No, l'ho visto solo io e non ne parleremo perché non mi sembra il caso, nel senso, perché mi è anche piaciuto, però. Ma una presa di posizione. Perché non si deve parlare di Checco Zalone? Allora ne parliamo. Anzi, guarda, lo metto a scaletta. Vabbè, allora vi porto fino alle 7 e ne parliamo. Vabbè. È il film del president di questa settimana, Checco Zalone. Anche del president, sì, delle 12 sale del president. Guarda, l'hanno riaperto solo perché dovevano infilare altra gente a vedere che Corzalone tira sulla sira cinesca, ce la facciamo stavolta, ci tira, ritorniamo in attività, tira su tutto. E tra l'altro è per quello che poi si è scatenato il movimento dicendo: ma guarda che Corzalone è più intelligente di quanto pensi, è tutta gente che l'ha visto che era il president. Esatto, sì. Sulla poltroncina comoda. Ma prima parliamo dei film che escono questa settimana. Come sempre, escono 5 film, riprende la stagione, e anche 2 o 3 sono interessanti. Non sono sicuro che il primo ne faccia parte del gruppo degli interessanti, anche se penso interessi a Ugo, grande fan della regista e protagonista del film. Attenzione, sei preparato, Ugo? No, non sono preparato. Laura Morante. Ulla! Ulla! Il film si chiama Assolo e mi sembra una puttanata. Fantastico. Sono i film dove la preferisco, guarda. È una di quelle gerontocommedie un po' all'americana, dove lei è in là con gli anni. A parte che non mi sembra poi così in là con gli anni, però vabbè. È sempre stato il suo un fascino eterno. Oh, vediamo quanti anni ha. Beh, comunque è uno di quei film in cui la storia è, insomma, sono vecchiata, mi riguardo alle spalle, mi sono falliti tutti i matrimoni, però faccio ancora sesso. Ma c'è anche Rene Ferretti, quindi va bene. Dai. Sì, sì, è pieno di gente. Ha 60 anni Laura Morante. Però, portati bene. No, allora, bisogna dire complimenti a Laura, anche a sua mamma, non lo so. No, no, non gliel'avrei mai dati. Ma mai nella vita. Ma... anzi, ma rettifico, c'è cioè mezzo cast di Boris, cioè va bene. C'è anche la risposta italiana, sì, però, Kylo Ren. Cioè ormai ogni film di italiano c'è mezzo cast di Boris, stanno un po' ovunque, c'erano le bollette da pagare. No, è che hanno capito che se prendi mezzo cast di Boris la gente è un po' meno prevenuta. Ah, sì, sì. È, che è proprio un marketing dell'internet moderno. C'è René Ferretti, potrebbe essere un film un po' meglio di come pensavo. Però vabbè. No. Tra l'altro non ha neanche la scheda su Intermovie Database. Così. No, infatti. Lo dico. Esce però Carol, che è il nuovo film di Todd e Haynes, non mi ricordo, sì, Todd Haynes, ok. Allora, io non so se... A me il trailer di Carol fa salire il fastidio, però io nel film ci voglio credere, perché il regista mi piace, ne parlano benissimo, ci sono attori bravi, cioè... Vabbè, poi è uno dei grandi, dei, come dire, quotati per i premi, no? Sì, sì, uno dei più quotati. Anche se mi sa che è stato escluso dai PGA, i premi dei produttori americani, della gilda dei produttori americani. È stato un po' un atto di lesa maestà, a quanto sembra, perché i giornalisti si sono aizzati contro questa associazione. Però, insomma, sì, è uno dei più papabili per i prossimi Oscar. Subito polemica. Però, insomma, il film su... Cioè...
La Kay, Carol del titolo è Kate Blanchett, è ambientato negli anni 50 e lei ha una storia d'amore con il personaggio di Rooney Mara. E immagino che negli anni 50 questa cosa crei dei problemi. Che altro posso dire? C'è Kyle Chandler, che per me è sempre una cosa ottima. Vabbè, si può dire che comunque Haynes già ha dimostrato di essere molto bravo con i Melò, perché c'era Lontano dal Paradiso del 2002, esatto, che è un buonissimo film. Poi vabbè, ha fatto I'm Not Here, il film sul biografico, molto mm-hmm. particolare, su Bob Dylan, anche quello molto bello. È sempre rimasto in una dimensione molto indie e ha sempre regalato... Ah, ma è lo stesso regista di Velvet Gold, esatto, questo anche film allucinante, no, molto, molto bello. Sì, poi ha avuto il momento, HBO mi dà un sacco di soldi e gli faccio Mildred Pierce. Eh beh, non si butta via. Comunque. No, assolutamente. Cioè, mi pagano bene, faccio 5 episodi, prestigio, vinciamo un Emmy, perché tanto se fai una miniserie per la HBO con un attore famoso vinci l'Emmy. Sono poi di più della vita. Però poi, questo è chiaramente il film da prestigio. No, attenzione, attenzione, perché secondo me se la gioca una morra cinese, questo è il prossimo, il posto al President questa settimana. Mm-hmm. Di certo non The Vatican Tapes, ma ci arriviamo dopo. Perché l'altro film d'essè, non lo so, della settimana è Macbeth. Che cui... voglio troppo vederlo. Ne avevo parlato. Tu l'hai visto, lo so che tu l'hai visto. Sì, se vi andate a ripescare vedere lo specialino che avevamo fatto io e Fabio su qualche film del Festival di Cannes, lì ne avevo parlato. Anche se dire che ne avevo parlato è un po' un'esagerazione, perché ero talmente sconvolto dalla visione che non sapevo bene cosa dire. Tra l'altro ricordiamo che, come dice Sir Ian McKellen, porta sfiga dire il nome di quest'opera. Ottimo. Cheat. Sì. Beh, allora buona fortuna, porta sfiga a dire pure quello. Vabbè, comunque Macbeth, Shakespeare, non è che devo raccontare la storia. Il film rielabora un pochino, è più approfondito il ruolo del personaggio interpretato da Marion Cotillard. Tra l'altro gli attori sono lei e Fassbender, per inciso in lingua originale, a parte il fatto che fra l'inglese shakespeariano e il fatto che parlano con l'accento scozzese, in certi momenti leggevo i sottotitoli francesi perché non capivo un cazzo. E lei comunque, complimenti all'accento, perché una francese che parla così, oddio, poi io non è che posso valutare la bravura nel parlarlo scozzese, però insomma, mi sembrava in parte. Il film è bellissimo soprattutto da vedere, come si può intuire dal trailer anche, e... ho visto uno slogan che è tipo Shakespeare ai tempi del Trono di Spade. Madonna. Secondo me potrebbe essere un po' fuorviante, perché capiamoci, è un mattone, eh? Cioè è un film bello lento, pesante, che ti fa sudare proprio arrivare in fondo, però è bellissimo, è visivamente pazzesco, e tra l'altro si intravedono le battaglie nel trailer, ci sono un paio di battaglie molto molto belle da vedere, ma non sono per niente action. Io sono curioso di vedere che cacchio combineranno, perché lo stesso regista e gli stessi due attori stanno a fare Assassin's Creed, che se uno già diceva bello, hanno preso Duncan Jones per fare Warcraft, sì, ho capito, ma avete preso uno che ha fatto due film che durano sommati 4 ore, ma quando li guardi sembra che sono passati 2 mesi. Per fare un film tratto da un videogioco mi pare un po' folle, però immagino si sia un po' adattato al ritmo richiesto. Vedremo. Di certo, se fa una figata come ha fatto nei suoi 2 film precedenti, potrebbe essere il film tratto da videogiochi più bello della storia. Io non riesco a crederci. Ma... è che io ho sentito un po' di critiche su Macbeth, sì, in particolare sul fatto che si vede che mancava un budget consistente, diciamo, un po' tutto di plastica, è vero? Ma io non avevo... Allora, quando l'hanno proiettato in giro per i festival era un tripudio, ho visto che poi la critica si è un po' moderata, adesso c'è 79 tipo di pomodorometro. Io non ho avuto questa impressione, a me è sembrato un film proprio visivamente potentissimo. Poi, boh, magari il lavoro è più sulla fotografia, su colori, luci, che sulle scenografie, che sono un po' povere, però mi sembra anche un po' voluta come cosa, cioè sono tutti vestiti un po' rozzi, brutti, luridi, come immagino fossero all'epoca, quando vanno in battaglia, cose del genere. Non lo so, non so quanto... Sì, allora, sicuramente non è un film col budget di Transformer 5, probabilmente è un misto di desiderio proprio di farlo così, e vabbè, comunque i soldi che abbiamo sono quelli, non ci allarghiamo. Certo. Non lo so, io però non l'ho patita guardandolo sta cosa, onestamente, anzi ero abbascinato. Non ricordo il riferimento che avevano citato, però non era particolarmente lusinghiero. Ok,
mi rassicurano le parole, queste parole, insomma. Sì. Oh, poi io l'ho anche visto a giugno dell'anno scorso, magari non mi ricordo niente, sto dicendo scemenze perché c'ho la memoria di un 92enne, cosa peraltro vera, però vabbè, cioè, secondo me è bellissimo. Ti sei lasciato trasportare dalla voce calda di Fassbender, sì, e dal suo accento bislacco. Esatto, e da quella gnocca di Marion, anche lei va benissimo. No, vabbè, però, insomma. Beh, comunque due gran bei film da President, dai. Che tra l'altro, in una settimana un po' meno President, probabilmente al President ci finirebbe la grande scommessa. Che cazzo di frase! La grande scommessa, che è la raccolta di figurine di tutti quelli che sono stati nominati all'Oscar ma non l'hanno visto. Non l'hanno mai visto. Sì, tra parentesi, è quel famoso film in cui in una vecchia chat dicevo, tipo, è il ruolo della vita di Christian Bale perché va in giro con i problemi a tirare la roba alla gente, a dire le parolacce. Sì, cioè, allora, aspetta, chi è che c'è? C'è Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt, Steve Carell anche. Sì. Che è l'ultimo, ma che poi proprio, cioè, tu vedi il trailer e tutti appare nominato all'Oscar, sembra una barzelletta. Non capisco. Manca solo DiCaprio, insomma. Effettivamente avrebbe chiuso il cerchio. Tra l'altro, perché il regista è coso, McKay, che è quello che di solito fa i film di Will Ferrell. Però questo sembra un po' meno demenziale, così a occhio. Diciamo quelli belli di Will Ferrell. No, per carità. Però sì, cioè, voglio dire, viene... vedo che ha scritto la sceneggiatura di Ant-Man, per dire. Fa anche... Sì. Fa tante sceneggiature, oltre sì, sì. Sì, lui è quello che l'ha riscritta dopo che... Edgar Wright ha fatto il gesto dell'ombrello. Mm-hmm. Ok. E non solo quello. Però sì, cioè lui alla fine è uno molto da Saturday Night Live, da quel genere. Sì, infatti ha una tonnellata di SNL. E invece questo è un film, è una commedia, mi pare di capire, però comunque è un attimino più, insomma, serioso anche come temi, visto che parla del burdello. Sì, secondo me è tipo... come si chiama, The Wolf of Wall Street, ancora un po' più comico, se vogliamo. Sì, probabilmente ha questa impressione un po' così. Sì, magari anche un po' meno estroso di Wolf of Wall Street. Anche perché c'è un po' questa impressione molto forte guardando il trailer, che sono quelli famosi là con la parrucca. Sembra che c'hanno tutti la parrucca, cioè Brad Pitt con la parrucca. Becca la parrucca. L'unico che aveva i capelli, che era Ryan Gosling, l'hanno stempiato, quindi con la parrucca è bellissima. Effettivamente è vero. Sì, tra l'altro Pitt con un tasso direttamente, neanche una... Questo è un classico caso di regista che si è fatto un po' sfuggire di mano il reparto trucco e parrucco. Ma se mettessimo a tutti una bella parrucca che li identifica come personaggi? Beh, io non mi ricordo, perché mi dato 10 anni fa, 10 anni fa andavano di moda le parrucche? Forse no, ma magari i capelli di merda sì. Ah, ok. Può essere quello. Vai a sapere. Però questo potrebbe essere, non so, tu, Diro, hai fiducia in questo film? No. Cioè, ecco, nel senso, no, perché altro, cioè, mi piace Adam McKay, le sue commedie, come scrive e tutto il resto, però, boh, proprio, cioè, ci stanno gli altri due, Carol e Macbeth, questa settimana, e questo, no, non so, il trailer mi è un po' scivolato addosso, francamente. A me risolve il dubbio il fatto che Carol deve ancora uscire, Macbeth l'ho visto un anno fa, e quindi magari vado a vederlo, anche se questa settimana qua esce Tarantino, quindi insomma. Ah beh, quindi insomma rischi la grande scommessa, per l'appunto. Beh, però attenzione, in Italia comunque esce un altro film importantissimo che beh. Mette in ombra, pare che abbia 1800 sale, ma anche più di quello. Sì. The Vatican Tapes. Cioè, io vi dico solo questo, di solito quando escono i film horror di merda io sono quello che li ha visti, questo non l'ho visto, nonostante qua sia uscito da un anno. Ah, pensavo che fosse un documentary o qualcosa del genere, è un film dell'orrore, ok. Vabbè, sì, cioè ci sono gli esorcismi. Ah, ok. Ma è tipo mockumentary? Perché non ho manco visto il trailer, francamente, di questo. Guarda, io l'ho messo in scheletro e ho detto, ma sì, il trailer l'avrò visto quando è uscito, adesso non è che sto a riguardarlo. Ma tra l'altro,
Il regista è Mark Neveldine, è uno dei due fratelli di Crank. Sì, Neveldine e Taylor erano, no? Sì, cioè, fratelli, insomma, uno dei due che stavano, sì, fratelli perché facevano le cose sempre insieme. Divorziato, cosa è successo? Sì, boh, non lo so, forse dopo Gamer, che era abbastanza bruttarello. No, scherzo, avevamo fatto il secondo Ghost Rider, che era anche peggio. Ah, sì, anche vero. E quello proprio l'ho rimosso, sai com'è. Sì, ha fatto quei quattro serie. È prodotto dalla Blumhouse? Mi chiedi troppo, onestamente. Troppo, sì. Probabilmente è morto Taylor, magari stava facendo una ripresa sui pattini durante Ghost Rider e si è schiantato, perché non ha più fatto niente. No, comunque è prodotto dalla Lionsgate, quindi cioè, non saprei che dire su sto film. Anche perché non ho visto il trailer, gli altri non parlano, forse manco gli altri l'hanno visto. No, perché secondo me Ugo avrebbe da dire sulla parte di Vatican, ma non... No, figurarsi. Tutta roba di fantasia è bella. Ma che poi ci sono un prete e due esorcisti del Vaticano, cioè quindi gli esorcisti del Vaticano non sono prete, cosa sono? Arrivano in armatura, che è? Beh sì, sono tipo i chierici di D&D. Ah. Cioè hanno lì l'armatura, lo strumento. Tra l'altro basato su una storia, attenzione, di Chris Morgan, che è quello... È una storia vera! No, sì, o forse sì, non lo so, che è quello che ha scritto i Fast and Furious. Quindi famiglia. Sì, però ha scritto la storia. No, li ha scritti tipo dal secondo, dal terzo in poi, li ha fatti tutti voi. Ah, ok, allora quelli belli. Sì. Di sicuro ha scritto gli ultimi... No, ha scritto... Allora, come produttore, adesso attenzione, precisiamo, li ha scritti dal terzo in poi tutti lui, cioè da quando ha cominciato a fare la continuity li ha fatti tutti lui. Beh, quindi insomma... Sì, vabbè, però, lui, però attenzione, lui ha scritto la storiella, la sceneggiatura poi l'ha fatta un altro, Ah, okay. Il soggetto ha scritto. Sì, sì. Vabbè, ma la storiella è tipo il pranzo di Natale. Cioè... Aspetta, sì. Ha scritto anche 47 Ronin, che... No, perché, ma cioè adesso poi, adesso, non è che siccome uno ha scritto 5 Fast and Furious, è Hemingway. Va bene. Tutta la buona volontà. Beh, su questo dubito che ci fossero... Vabbè, è l'Hemingway dei Fast and Furious. Ok, l'Hemingway dei film con Vin Diesel. Vai. Vabbè, quindi direi che è Vatican Tapes il film consigliato la settimana, peraltro dall'alto del suo 21 di pomodorometro. Sì. Quindi non è piaciuto, mi sembra di capire. Peccato. Però insomma, dai, abbiamo visto settimane molto peggiori di questa. Comunque, dai, basta. Parliamo dei film usciti... ci sono dei film usciti a dicembre di cui dobbiamo assolutamente parlare, ma soprattutto deve fare un doppio monologo Alessandro Di Romolo su Irrational Man e Checco Zalone, neanche il titolo. Mi piace Due Ore. Due grandi ore. Comici, abbiamo un comico nel fiore degli anni e uno che il fiore gli si è appassito in tasca da una ventina d'anni. Comunque, sangue profano, sono già morto. No, vabbè, faccio proprio due monologhi corti, almeno poi ci diamo le botte su Star Wars. allora, vabbè, Irrational Man è un film, diciamo, piacevole, ecco, non bruttarello come Magic in the Moonlight, che era quello dell'anno passato, nemmeno ovviamente paragonabile a quelli più riusciti degli anni 2000 di Woody Allen, ovvero Basta che funzioni, Midnight in Paris, insomma, questi qua, Match Point. Ecco, di Match Point e di riflesso anche di Crimini e Misfatti prima e di Sogni e Delitti poi, è un Allen che parla di... Vabbè, non so, vabbè, lo dico perché alla fine comunque si può leggere ogni recensione, però parla di omicidio. Il protagonista è questo Abe, interpretato da Joaquin Phoenix, che è un professore di filosofia che non ha più uno scopo nella vita, insomma, si scola bottiglie di scotch e di altri alcolici, fa roulette russe, cose del genere, insomma, non sembra più aver volontà di vivere. Poi un bel giorno, seduto a un dinner, uno di quei posti dove si mangiano cose abbastanza deprecabili in America. Beh dai, dipende dal diner, ce ne sono anche di buoni. Esatto. Ma sicuramente quello dove sta seduto lui fa schifo. Sì, anche perché non mangiavano niente in quel momento, quindi magari
non lo facevano proprio perché non si mangiava cose buone, e ascolta insomma la storia di una donna che insomma ha avuto un diverbio con un giudice che insomma dal suo punto di vista ha subito una grossa ingiustizia da questo giudice, e nella testa di questo Abe inizia a mettere in piedi un piano per risollevare insomma la sua vita dalla talassia, e quindi cercare uno scopo, e lo scopo ovviamente è uccidere questo giudice. Dicevo, è un film, è una commedia nera, ovviamente una commedia piacevole, magari si sorride di meno di altre commedie di Woody Allen, però insomma le interpretazioni sono molto buone, soprattutto quella di Phoenix e della sua panza leggendaria, che nei primi momenti c'ha sta panza da bimbo del Biafra, da alcolizzato, che ha una rotondità semi perfetta. Comunque avrei detto labbro leporino più che panza. No, guarda, in questo film la panza riesce a togliere la scena al labbro leporino. È magistrale. Sì. E niente, ho visto che su Rotten Tomatoes non ha una percentuale molto, molto elevata, mi sembra intorno al 40%. Ho letto anche un po' di commenti. Trovo che l'abbiano preso un po' troppo sul serio, nel senso Match Point si configurava un po' di più come film attesi, c'era anche il discorsone alla fine dei fantasmini, tutte queste cose così che insomma lo rendevano più tra virgolette pesante da un punto di vista del contenuto. Questa è una commedia più leggera, è una commedia alleniana, perché comunque porta avanti il discorso del fatto che secondo Allen chi compie un omicidio sì, magari a volte riceve il castigo, ma da un punto di vista psicologico non sente il peso di quello che ha fatto, cioè è tranquillissimo chi compie l'omicidio, un po' come era Walter Matthau era in Chi mi ha chiesto, credo di sì, vabbè, insomma sì, comunque no, che Walter Matthau, oddio, vabbè, non mi viene in mente, comunque uno dei protagonisti di Crimini Misfatti, ma anche in Match Point Jonathan Rhys Meyers, non erano esattamente contriti per quello che avevano fatto, non venivano dilaniati dai sensi di colpa, quindi porta, sì, comunque, avanti questo discorso. Martin Landau, vabbè, io non mi so cacofonicamente simili. E niente, quindi insomma, se lo trovate ancora e non volete andare a vedere Zalone, personalmente lo consiglio. Ai ritmi di un film di Allen esce in questi giorni, sì. Che altro, tra l'altro si prenderà le sale di Irrational Man, esatto. Sicuramente, perché cioè, da me l'hanno messo in sala 8, che stai, puoi alitare sullo schermo praticamente in sala 8, e quindi immagino lì ci metteranno Vatican Tapes e daranno qualche altra sala a Zalone e Allen lo faranno fuori, però insomma se lo trovate, ma cioè, se siete appassionati di Allen, secondo me va recuperato. Magari non vi dirà cose nuove, però è sempre un bel vedere. Poi c'è Emma Stone che è deliziosa, quindi insomma, da vedere. È il vero grande comico del momento, lo sappiamo. Spazio ai giovani. Sì, da Con Quo Vado di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, insomma, arrivati al quarto film insieme, la coppia sbanca di nuovo, insomma, abbiamo visto che ha totalizzato la bellezza di 31 milioni, mi sembra, in 5 giorni di programmazione, quindi è quasi quanto tutto l'incasso dei film in Italia del 2015, e gli esercenti ovviamente sono contentissimi, su Facebook, sui social circolano foto insomma della programmazione delle varie sale, 8, 9, 10 sale occupate da Covado, però insomma è comprensibile, a questione di domanda e offerta, è sicuramente l'unico da 2 anni a questa parte che smuove questi numeri in Italia, quindi è un po' normale, anzi come ho letto un tuo commento in cui ripostavi un commento di un'altra persona che diceva che forse sono addirittura poche le sale in cui lo proiettano, per quanti paradossalmente sì, visti i soldi che fa. Cioè, io personalmente quando mi sono messo in fila per ritirare i biglietti prenotati ho visto tanta di quella gente andarsene perché ormai erano già piene le sale, quindi insomma, e nonostante ci fosse uno spettacolo in quarto d'ora, sembrava la metropolitana, cioè passava un checco ogni quarto d'ora, veramente. Però esatto, però evidentemente vende più di Sole a Catinelle, insomma.
Vabbè, parliamo un po' del film. È un film sul posto fisso, non si capisce molto bene, cioè, oddio, meglio, forse l'unica cosa che si capisce dallo streaming sito trailer, che spiega un po' anche il fenomeno Zalone, cioè ormai non serve manco più un trailer che convinca la gente ad andare, il trailer è puramente informativo, sono 30 secondi in cui c'è una singola battuta sul Roccaraso che è incomprensibilmente diventata... Il centro dell'universo. Virale. Sì, il centro dell'universo, anche perché poi è una forza delle più deboli del film, visto che l'hanno, anche perché l'hanno mandato in onda diverse volte il trailer, quindi ha già perso la sua efficacia. E, quindi, dicevo, un film sul posto fisso, c'è cioè questo protagonista, che lui, vabbè, usa sempre il suo nome, quindi che, il suo nickname, perché lui alla fine si chiama Luca Medici ed è laureato in giurisprudenza, insomma c'è una capoccia tanta. E, dicevo, lui è un impiegato statale, mette i timbri per le autorizzazioni di caccia e pesca tutto il giorno. Un bel giorno, a causa del Jobs Act, insomma della riorganizzazione delle province, si ritrova disoccupato, o meglio, il governo vorrebbe renderlo disoccupato e quindi cerca di mandarlo nei posti più disparati, di trasferirlo, ma lui non demorde perché insomma è stato educato con la cultura del posto fisso e quindi viene mandato in Sardegna, Trentino, fino a quando non lo mandano in una base in Norvegia dove si stanno tenendo degli studi, insomma c'è un'equipe italiana che sta facendo degli studi e niente, poi da lì nasce una storia d'amore che in qualche modo riscatterà il personaggio Checco. Allora, vabbè, a me lui è sempre piaciuto come comico, nel senso che mi ha sempre fatto ridere di pancia proprio, anche magari quando è una battuta che, quando fa una battuta un po' gretta, un po' greve, un po' pesante, non vorresti ridere, però ha un'abilità comica notevole, non sbaglia mai tempi comici, quindi magari riesce anche a strapparti la risata. E trovo che sia cambiato molto rispetto ai primi film, che erano una sorta di stunt movie, nel senso era scoppiato questo fenomeno di Zelig, facciamo immediatamente un film, che è un po' il malcostume del cinema italiano, e trovo che la cosa sia intelligente, nel senso forse quando è venuto a sapere dell'endorsement di Brunetta, evidentemente ha pensato che fosse il caso di cambiare un po' registro e niente, trovo che quest'ultimo film sia particolarmente riuscito, ovviamente nella dimensione della piccola commedia leggera italiana, un po' bassa, un po' popolare. I paragoni che si fanno in giro con ho letto articoli che dicevano che il nuovo comico è tra Sordi e Chaplin, che vabbè, deliranti di ma anche solo nel titolo. Chi lo paragona a Monicelli, secondo me anche lì esagera, ma secondo me è un'esagerazione anche il paragone con Fantozzi. A parte che vabbè, non sopporto tanto questo modo di parlare di cinema, cioè di paragonare, cioè, parliamo del perché Zalone ha successo e perché magari è meritato o no. Secondo me ha successo perché parla di cose che magari l'italiano medio riesce a riconoscere un po' meglio, e forse è quello in cui ormai non riescono più i cinepanettoni, che parlano forse di cose come la vacanza ai Caraibi di Natale, di una borghesia d'alta che in Italia ovviamente non esiste più, e è una roba di 20 anni fa che ormai è invecchiata male, mentre invece lui parla di cose magari più vicine alla classe, diciamo, operaia, tra virgolette. Tra l'altro, scusami, faccio un inciso brevissimo, perché poi quella puntata lì non c'ero. Quelli che fanno i cinepanettoni con De Sica sono allucinanti, perché se li senti parlare quando fanno promozioni in giro per la radio, eccetera, eccetera, ci credono tantissimo. Sì, sì, sì. Cioè, loro sono veramente. Cioè, il problema è che loro sono rimasti veramente a quell'epoca lì. Sì. Perché, cioè, io ho sentito De Sica che tipo parlava di Neri Parenti dicendo tipo, ma no, è un maestro della comicità, è un cioè non dobbiamo neanche parlarci, perché cioè, poi quando tira fuori le sue battute, le sue gag, una roba da. Sì. Ma si rende conto? Cioè, ma veramente. Ecco. Perché poi veramente, cioè, riuscivi a carpire l'ammirazione dalle sue parole, cioè una roba, sì, che ti tocchi per vedere se ci sei.
Ecco, almeno Zalone da questo punto di vista è più piantato con i piedi per terra, diciamo, già lui si prende poco sul serio, prende poco sul serio il suo personaggio, e... sebbene poi, cioè, loro parlano così di parenti, ma volendo di Nunziante si potrebbero dire belle parole, nel senso che comunque lui è iniziato con le scenografie di cartapesta, con i campi e controcampi sbagliati di Cado dalle nubi, che era il primo film, è arrivato comunque a... a Covado, nel senso Covado da questo punto di vista non è sciatto, cioè non è tirato via, è girato con mestiere, ecco. Ma è lui il regista proprio? No, Gennaro, parlo di Nunziante, Gennaro Nunziante che è il regista totale, okay, sì. Diciamo, sì. È il regista feticcio di Zalone, non come al solito, okay. Di solito è l'attore feticcio del regista, invece in questo caso è il contrario. Cioè, dicevo, in Covado non è tirato via, non è brutto da vedere, è anche un minimo coerente da un punto di vista del contesto, nel senso che spesso e volentieri per vedere Vacanze ai Caraibi, la cosa che diceva Frusciante, parlano tutti il romanesco, almeno qua i norvegesi parlano norvegese, in Africa si parla africano, cioè c'è poi questa cosa che ci sono tante location, si vede che hanno investito tanto in tutte le componenti di un film, i soldi che hanno guadagnato, insomma, non li hanno riutilizzati bene, e Nunziante, insomma, sta venendo fuori come mestierante, sì, maestro, oddio, diciamo. Magari hanno preso anche delle maestranze che tipo gli facevano notare i campi e i controcampi. Sì, senza dubbio. Cioè... Anche perché mi dicevi che, meno male, anche tutti gli attori di supporto sono attori veri e non... Ecco. Questa è una cosa importante, nel solito nel cinepanettone c'è la bellona di turno, c'è la meteora televisiva, qui almeno ci sono attori veri, c'è anche il grande Ninni Bruschetta, torniamo al discorso del cast di Boris, che fa un luridissimo ministro. E poi vabbè, altra cosa, e poi chiudo, insomma, il fatto che è forse l'unica commedia di genere, cioè commedia bassa, popolare, come abbiamo detto prima, che fa anche un po' di... c'è una vena satirica, un pizzico, magari non è ovviamente pungente e scomoda come un Guzzanti, come un Luttazzi, come i grandi comici satirici di questo paese, però cioè, non è che domani lo rinchiudono nelle segrete di Palazzo Chigi, Zalone, però comunque parla anche di queste cose, cioè, fa una critica comunque al governo, al Jobs Act, non lo so, cioè la piccola battuta sull'assegno bebè, cose del genere, sul vizio del posto fisso, su questa cosa della pubblica amministrazione, sugli sprechi, ci sono tante cose. Poi ovviamente non è che quello è il nocciolo del film, non è un film attesi come può essere Fascisti su Marte, però è bello che a fianco della risata, anche della risata facile, quasi mai volgare, nel senso che comunque sì, lui è il personaggio terrone, però fa anche altro tipo di comicità, a volte comicità dell'equivoco, altri tipi di gag, magari anche intelligenti. Però è bello che ci sia anche un po' di contenuto, cosa che ad esempio manca totalmente, non lo so, faccio un nome al film di Pieraccioni, l'ultimo film di Pieraccioni, che purtroppo ho visto pure quello, e che cioè, è ambientato tutto nelle carceri, e le carceri sembrano un villaggio vacanze, cioè, boh, non saprei che dire. Riceviamo ogni giorno delle multe dalla comunità europea perché le nostre carceri fanno schifo, e lì invece si vede che sembra veramente... quello sembra veramente Vacanze ai Caraibi. Boh, non saprei. Comunque sì, io non è che lo promuovo a pieni voti, però una sufficienza secondo me la raggiunge. Ok, io ho visto solo Che bella giornata con Zalone. Che è il secondo. Ok, sì, che bomba. Sì, in effetti me l'ha sembrato meno peggio di quanto temessi. Sì. Provava a criticare di qua e di là. Mi sembrava anche un po' tipo, sì, ti critico, però alla fine sei bravo anche tu e ci vogliamo tutti bene. Ecco, vabbè, apro un'altra piccola parentesi. I primi film effettivamente c'erano dei personaggi che alla fine assolvevano, cioè nel senso, sì, l'italiano medio è un po' rozzo, un po' così, però dai, alla fine siamo tutti bonaccioni e quindi diamoci una pacca sulla spalla e andiamo avanti. Questi ultimi due ha messo meglio a fuoco i suoi bersagli, e in un certo senso si è anche levato di dosso molte di queste cose, nel senso, in questo caso sì, lui, a parte non è l'ignorantello dei primi due film, okay. È già una persona diversa. Però assolve ancora di meno, nel senso ambisce a diventare qualcosa di più, a migliorare, a migliorarsi, in particolare a perdere tutti quei cliché, quelle diciamo gestualità scomode dell'italiano medio che
che caratterizzavano poi i primi personaggi, ecco. Capito, capito. Va bene. Dai, parlate di Guerre Stellari, parlatene voi che io non ho le palle piene di sto film. però sei l'unico che la pensa magari un po' diverso. No, in realtà Ugo mi sa. In realtà che... penso che Ugo non si... Forse Ugo addirittura è anche più critico di me, però più che altro io alla fine... Cioè, per carità, non è che sto zitto per mezz'ora mentre voi parlate, però alla fine quello che ho da dire più o meno l'ho detto nello scorso episodio, quindi preferisco lasciar parlare voi altri. Ma io poi critico, cioè, a parte i rimandi, a me è piaciuto, cioè mi sono divertito al cinema. Infatti vedi che alla fine siamo d'accordo. Vabbè, oh, qualcuno parla. Immagino che divertiti al cinema tutti, qua in mezzo. Sì, beh, cioè, non siamo, siamo usciti come dopo episodio 1. Sì, allora, io l'ho rivisto, perché a Milano sono tornato a vederlo con la signora, che ovviamente, avendo il poppante, se non ci abbiamo i nonni a portata che ci tengono il film, non si può andare in due al cinema. Devo dire, la seconda volta mi ha un po' scassato i marroni nella parte centrale. Sì. Quella di Mads Kanatev? Sì, cioè, secondo me... Scusa, aspetta, ma ne possiamo parlare senza spoiler o... Ah, allora, vero, quali sono gli argomenti? L'ingaggio. Io direi che se vogliamo fare spoiler clamorosi, teniamo, facciamo, tipo, dopo un po' diciamo, ok, da adesso vi diciamo chi muore, e da lì facciamo... Subito. Facciamo un po' un discorso, anche, ma possiamo anche... Beh, comunque dopo cioè, siamo cosa... seri. Comunque, allora, chi è che ci ascolta che non l'ha visto? Esattamente, prendo una posizione. Chi ascolta un podcast di quattro rincoglioniti che parlano di Guerre Stellari quasi un mese dopo che è uscito, o ha visto Guerre Stellari e non gli è fregante degli spoiler, oppure interrompe il suo ascolto. Quindi ci saranno spoiler. No, basta. Preso di posizione. Bravo, sì, dai, che no, io dico, rivedendolo, la parte centrale, secondo me, che è dove rallenta e che ci sta anche, che nella parte centrale un film rallenti, l'ho un po' patita. Sì. Mentre devo dire mi hanno dato meno noia tutte le strizzate d'occhio, che continuo a trovare un po' impacciate a tratti, però mi hanno dato meno noia quando l'ho rivisto. Sì, la parte con Mads Kanata dopo la terza visione anche per me è un po' è quella più farraginosa. Più che altro trovo proprio sia una scena un po' gestita male, sia per come si muovono nello spazio i personaggi, cioè quel tipo molla tra Ray e Finn. Un po' il personaggio di Mads Kanata era stato molto pompato da rumors, altre cose del genere, anche un po' dal trailer. Mi aspettavo sinceramente molto di più. Credo sia anche uno dei personaggi a cui è stato un po' ridimensionato il ruolo. Non so se con scene tagliate o in revisione di sceneggiatura, però ci sono alcune cose che hanno un po' cambiato. Sì. A parte che diceva... Cosa, leggevo un'intervista ad Oscar Isaac che diceva che inizialmente il suo personaggio doveva morire nella scena in cui precipita, e lui ha detto, ah sì sì, figato, voglio partecipare, mi sarei un po' rotto le palle, l'ho già fatto il personaggio che muore per introdurre gli altri, e alla fine l'hanno deciso di tenerlo in vita. Però ci sono un paio di alieni che si sono visti nei giocattoli e poi alla fine nel film manco ci sono, cose che hanno tolto, accorciate, eccetera, quindi magari c'entra quello. Sì. Sì, la cosa di come si muovono, io più che altro non ne posso più delle scene in cui qualcuno si incazza e corre via. Ma dove cazzo vai? Ma dove vai? Che senso? Voglio tornare a casa a piedi? Non ho capito. Vabbè, magari si voleva sfogare lì nella la taverna, era piena di gente poco raccomandabile, prende e scappa via con la palla, quindi, sì sì, perché va a giocare a pallone, prende il pallone è mio e decide di... Comunque, scusate lo sfogo, però continua pure. Vabbè, dicevamo che eravamo comunque tutti più contenti di quando siamo usciti a vedere dopo episodio 1, mi sembra che è già un traguardo, direi. Ma sicuramente, io per me il momento della crisi è stato episodio 2, lì è proprio a metà del film, proprio un meccanismo che mi si rompeva dentro e il basso. Io penso che con episodio 2 penso che il momento schifo me lo ricordo ancora, quando ci sono loro due, lì Anakin e Padme, che si rotolano tra l'erba con le palle di fieno, non so dove. Quel momento lì ho detto, ma che è sta troiata, ma basta. Sì, perché tipo io i trailer di episodio 2 ho proprio ricordo chiaro, vedevo i trailer e dicevo, cazzo, potrebbe essere figo. Invece i trailer di episodio 3 era, vabbè, oh, vediamoci anche sta merda. Sì, no, episodio 3 ormai non avevo più speranze, l'ho detto, vabbè, dai, dobbiamo arrivare in fondo, abbiamo cominciato il percorso, sta via Crucis, non possiamo mollarla a metà, dobbiamo arrivare fino in fondo.
Però no, episodio 1 io confesso che non mi aveva disgustato, non ho più avuto il coraggio di vederlo perché... Ah, ecco. No, no. Sai cos'è, secondo me, sto sviluppando questa convinzione, è che era figo, cioè non che fosse il capolavoro, The Raid, però il combattimento finale tutto sommato era divertente, la musica, quindi... ho capito, lo so, 5 minuti su 2 ore di film. No, lo so, però il film ti lasciava addosso questa cosa. Da io poi lo sai che essendo il primo che usciva dopo il ritorno dello Jedi... A me era proprio abbastanza piaciuto. Ma infatti... cioè, la scena del pod race, secondo me, è una delle più fighe di tutti. Beh, io guardo, cioè, con me sfondi una porta aperta, io resto convinto che sia il meno orrendo dei tre. No, no, nettamente, anch'io sono convinto che sia il meno brutto dei tre. Avevo visto delle cose che non mi erano piaciute e speravo venissero aggiustate con gli altri. E invece? E mi è andato un po'. E invece ci ha messo Anakin che va a cavallo di un kiwi gigante sul lago di Como. Però non li ho mai vissuti col super trauma dello schifo. Cioè, era sì, è questa roba più verposa, un po' dove grande prodigio tecnico, ma che poi non si sposano insieme bene le cose, perché gli attori li vedevi veramente sperduti in tutto quel mare di CG. Ma non per demeriti della CG, ma proprio perché saranno stati davanti a uno schermo verde tutto il tempo a dire cazzate, quindi diventa difficile. Comunque, parlando invece di cose belle, che è episodio 7, vabbè, qui è piaciuto a tutti più o meno, nel senso che abbiamo detto che più o meno ci siamo divertiti tutti. Alla fine è un film di come diceva Andrea, è un film di J.J. Abrams, che i film li sa girare, è sceneggiato molto bene, tutti i ritmi ci sono, si può discutere su quello che non lascia spiegato, le cose che ti sembrano un vabbè, po'... Vabbè, però... Si sa che ne devono fare altre due più altri due, direi. Che sì, sì, stiamo anche parlando di un mondo in cui la forza... è un po' il tappabuchi, nel senso tutto quello che non sanno un po' come è, c'è la forza che arriva, che è un po' una cosa religiosa alla fine, la forza, nel senso che è questa cosa a metà tra la religione, la magia, il potere magico, e a me è piaciuto molto, sono piaciuti un sacco i personaggi, quelli nuovi, non me lo aspettavo, gli attori sono molto bravi, molto più di quanto mi sarei aspettato, cioè io no, probabilmente sono andato con... che è un po' anche il sentimento che condiviso con un altro mio amico che ogni volta che ne parlavamo please don't suck, ti prego non fare schifo, che non era tanto sì bello, ma era più che altro ti prego non fare schifo. Forse le aspettative sono state basse, però no, mi sono proprio divertito, a me è piaciuto un sacco. Poi vabbè, è Star Wars, ci sono i momenti commoventi dalla musica, le due scene aeree, quella della fuga sul Millennium Falcon e poi il combattimento aereo sul pianeta, quello verde, che mi ricordo il nome ovviamente, io lì veramente, poi lucciconi, era bellissimo, secondo me visivamente lì è stato il momento migliore, diciamo, a livello coreografico e tutto il resto. Però sì, si può discutere sul fatto di quanto tiri la corda un po' col discorso fanservice, con gli occhiolini, le gomitatine. Alcune cose sono veramente, dai, ma no, questa è spudorata. Però non hanno rovinato il film, secondo me. Secondo me ci stanno nell'economia di... è comunque una roba ciclica. Nel senso che come... vabbè, ovviamente la nuova trilogia era la nuova... cioè, scusa, la trilogia originale era quello, e siamo d'accordo. Però poi mi sembra evidente che il modus operandi di raccontiamo questa storia è puntiamo sulla ciclicità degli eventi, sulle scene che si ripetono, sulle situazioni. È quello che ha fatto Lucas per primo, poi quando ha fatto i prequel. Esattamente. È quello. No, quello, ma non sul discorso della storia, cioè la storia che poi comunque secondo me è anche un discorso che c'entra relativamente, perché è ovvio che qui la parte ti strizzo l'occhio è più strizzo l'occhio a quei film per farti capire che non è la nuova trilogia e non fa cagare, cioè è un film fatto per te che è un Tranquilli e Star Wars. Sì, esattamente quella cosa. Sai lì. Cosa però, quando io dico che in alcune cose è un po' impacciato, cioè secondo me ci sta che tu fai la ciclicità, e alla fine ci sta anche che ammicchi un po', perché ci mancherebbe, stai facendo, vuoi ammicchiare a quelli che... la cosa che a me non fa impazzire sono in alcuni punti in cui mi sembra veramente un po' ciapa, guarda ci sono gli scacchi, figata,
sì. Oppure quando ci sono le battute che sono fare battute sulle battute fatte 40 anni fa, che proprio c'è ma perché questa cosa l'avevo scritta, mi sembra, quando ne parlavamo su Facebook, perché per me una delle cose belle di Guerre Stellari è il modo in cui con uno scambio di due dialoghi ti buttano lì cose che ti immagini, non vedrai mai, ma oh, che figata, che universo che c'è dietro. Sì. E fra Han Solo che dice ho fatto la rotta in 12, e Han Solo che dice ti ricordi quando ho detto che avevo fatto la rotta? Cioè, è proprio quelle cose là, oppure anche quando usa la balestra di Chewbacca, è tipo, è credibile che questi in 30 anni che lavorano insieme, la prima volta che prende la balestra in mano, dice, però c'è l'arma figa. L'avrai visto che spacca il culo da 30 anni Chewbacca a tutto l'universo. Sì. Però che poi è anche tutto il film che ti fa vedere 200 volte, guarda è potente la balestra. Ricordatelo alla fine quando colpisce il cattivo, è potente la balestra, è per quello che perde. Sì, ma queste sono le tiratine di gomito minori. Io ho trovato, è vero che è tutto ciclico, però ripercorrere così esattamente certi passaggi, per me mi è sembrato quasi un... Da una parte sì, dico che ciclico, dall'altra è un po' codardo, un po' veramente vengo e do la pappa al fan che rivoleva rivivere esattamente quella cosa là, faccio un film che narrativamente ti porta avanti quei personaggi, quell'universo, quella storia e ha un suo ciclo. Dall'altra ti ripropongo proprio la stessa struttura, il droide col piano nascosto dentro da recuperare, con poi la base. E a me da ragazzino mi aveva stranito che c'era la seconda morte nera, ma è possibile che c'era la terza? Ma veramente non poteva essere nient'altro. Beh, ma del resto cioè, hanno il cosplayer di Darth Vader, fanno anche il cosplay della Morte Nera. Cioè, una cosa che facevano i prequel, cioè avevano un sacco di mondi diversi che ridavano quel sapore un po' anche di universo nuovo, che scopri una nuova roba. Qua c'è il pianeta desertico, c'è quello col... In certe cose un po' troppo ancorato a ripropongo tutto quello, e mi diverte invece su altri fronti. Tutte quelle cose, secondo me, sono fighissime. Ok, la ripetizione... forse troppo pedisse qua di quelle tappe lì, però anche cioè, facciamo il confronto alla pari, cioè Una Nuova Speranza, episodio 1, episodio 7, perché poi parlare in generale dei prequel, ovviamente lì ha avuto 6 ore di, no, forse anche di più, 7-8 ore di spazio Lucas per fare cose migliori, insomma, quindi forse a bocce ferme quando ci saranno tutti e tre i film vorremmo parlarne in questi termini, però episodio 1 è quella roba là, con un elemento spostato un po' più avanti, uno spostato un po' più indietro, quel personaggio moltiplicato per 3, quello invece sottratto, però è tanto remake di episodio 4 quanto lo è questo, con l'aggravante che però lì il nocciolo della questione sono le tassazioni dei pianeti dell'orlo esterno, che è una roba che, come ti ho scritto già a te, a me mi dà pure un po' fastidio a ripeterla, mi parte il prurito. Qui perlomeno si ritorna un po' alle atmosfere del primo film. Certo, io dico questa cosa dell'aver ripercorso certe tappe, di ammiccare spesso, un po' come diceva Stefano, è un po' per dire allo spettatore, guarda, stiamo facendo Star Wars, non ti preoccupare, non sarà come prequel, nel senso, le cose nuove che ci sono, e penso qua siamo d'accordo un po' tutti, sono veramente buone le cose nuove, la maggior parte perlomeno. Sì, è molto bello come sono scritti i personaggi, poi giovani, gli scambi di battute, le cose fresche, quando non ripiega su quelle cose là, funziona molto bene, proprio per quello che è un peccato che si sia voluto mettere così tanto di quell'altro... Perché il film fluiva bene ed era effettivamente lì come linguaggio molto simile agli Star Wars originali rispetto ai prequel. Ma anche perché c'è più intensità in uno scambio di battute tra Finn, cioè uno scambio di sguardi. No, ma gli sguardi tra Finn e Poe cioè funzionano meglio di Anakin e Padme per 2 mesi sul lago. Cioè... Ecco, fammi un attimo finire il discorso. Lo dicevo, quelle cose nuove che per noi sono buone non sono state del tutto accolte con piacere, ad esempio nei cinema italiani un momento ricorrente è la gente che ride per la faccia di Adam Driver, che è una roba che a me mi sconvolge ogni volta, però vabbè, succede. Non ho capito, scusa. Perché la gente si sconvolge per la faccia di Adam Driver? Perché c'ha le orecchie dentro, non ho capito. Ho avuto una discussione anche oggi a pranzo, perché poi l'argomento riciccia fuori, anche se ormai uno cerca di... È come i peperoni, torna sempre su. Ci siamo fatti un'idea del cattivo. Vabbè, apro questa parentesi, poi chiudo il discorso di prima, che se no me lo scordo. Dicevo, apro questa parentesi. Ci siamo fatti un'idea del cattivo
spalmato su più film, cioè la memoria storica è Darth Vader è un grande cattivo. In episodio 4 Darth Vader era una sorta di caffettiera che puntava il ditino e stava di un saio di Tarkin. E quindi sì, tra parentesi, se confrontiamo questo Kylo Ren con il Darth Vader non solo di 3 film ma di 6 film, perché poi ovviamente c'è anche il suo lato Anakin Skywalker, è scorretto. Cioè questo personaggio, quando si toglie la maschera, c'è uno scopo in quel momento lì, cioè il fatto di avete visto un cattivo che più o meno era come quello precedente, è bello da vedere, c'ha un bel design, fa un sacco di casino, quando qualcuno gli dice qualcosa lo prende per il collo e lo strozza, oppure si mette a fa casino con quella spada laser, blam blam blam, però quando poi si toglie la maschera lì fa un passo in avanti, nel senso ci mostra un personaggio leggermente diverso. Cioè è voluta questa contrapposizione tra la cazzutaggine di Kylo Ren con la maschera e di Ben, lo dico? Vabbè, è di Kylo Ren senza maschera, che invece è il ragazzino magari ma che poi che se vai a vedere lì. Già con la maschera è molto diverso da Darth Vader, perché Darth Vader era sempre zitto, calmo, silenzioso, ti strozzo, non mi rompere i coglioni, invece questo qua sbrocca, parla pure troppo per essere quel tipo di personaggio, è proprio un tipo di personaggio diverso. Anche il fatto che l'unico momento in cui si spara le pose blocca il proiettile a mezz'aria, che è una roba che non serve a niente, è solo che vuoi fare il fico. è proprio tutta apparenza, è quella cosa lì. Adam Driver c'ha il problema che senza quando si taglia i baffi ha un po' più la faccia da pirla di quando c'ha il pizzetto e la barba. Rimane il fatto che è uno alto 2 metri che ha fatto il Marine, e quindi secondo me tutti quelli che ridono se lo vedono dal vivo stanno zitti. Ah, è alto 2 metri? Adesso no, non so se è alto 2 metri, però è uno che ti... Sì, no, vabbè, che sia un pezzo di ragazzo che è grosso si vede, però non... Ma poi secondo me è un bellissimo personaggio. No, ma poi quello che ci... No, diciamoci la verità, quello che ci fotte è che ha anche una voce che sembra veramente Ginger Jones. Io quello non posso commentarlo, visto in lingua originale. Cioè, Darth Vader era doppiato da un uomo nero di 200 kg. Questo c'ha la voce così ed c'ha anche la faccia da cazzo, ma voglio dire, se ti parla... la sua voce, secondo me, quella in originale dico funziona. 1,91 comunque, ho controllato. Non è basso. Quindi dicevo, chiudo il discorso fatto prima. Queste cose nuove che stanno incontrando anche alcune difficoltà. Ad esempio, c'è chi fa il discorso maschilista contro Rey, perché non so che cos'è questa onda di femminismo a Hollywood. Invece di vabbè, ma io non si vanno neanche commentate queste robe. Però lo so, però c'è storie. Esatto. Vabbè, come quelli che hanno detto che una scimmia non può avere il costume da Stormtrooper. Stesso esatto, ma infatti sono incommentabili, secondo me. Proprio è talmente al di là che non vale neanche la pena utilizzarli come argomento di una discussione, perché però essendo una minoranza che fa tanto rumore, secondo me come dici tu, ci hanno avuto poco coraggio, nel senso hanno voluto comunque proporre queste cose nuove che in un certo senso sono anche coraggiose, perché sappiamo com'è cagazzi il fan fondamentalista di Star Wars e quanto rompe i coglioni, e l'hanno voluto indorare con qualcosa che facesse leva sui sentimenti di quei fan lì. Secondo me è questa la quando si sono seduti a un tavolo e hanno deciso, insomma, come lo facciamo questo episodio 7. Secondo me ha avuto molto peso anche questo, il fatto che magari le cose nuove, queste cose coraggiose, come si svilupperanno, speriamo coraggiosamente, nei prossimi episodi, se lo sono appunto tenuto per i prossimi episodi. Questo voleva essere quasi un... nel suo contesto, nel contesto di film che viene dopo 3 film che non sono stati accolti benissimo, ha ragione. Oddio, ne parlavo l'altro giorno su Outcast. Il pomodorometro di episodio 2-3 è altissimo. Vabbè, sì, però diciamo che poi il revisionismo, insomma, quindi dopo 2 episodi così volevano dimostrare che era ancora possibile fare uno Star Wars con tutti i crismi di Star Wars nel 2015, credo, poi non lo so. Era un compromesso inevitabile il dover essere molto ammiccanti, perché doveva essere uno Star Wars che incassa come hanno sempre incassato anche i prequel, ma riesce ad accontentare anche chi ha rotto i coglioni con i prequel. Lo capisco, poi questo non significa che mi debba necessariamente piacere il risultato, e non significa che secondo me non si potessero alcune cose fare in maniera un attimino meno insistita, però cioè, per carità, ci sta. Ma invece Abramo Lincoln, che mi dite di Abramo Lincoln? Eh?
Snoke, come si chiama? Snoke Dobby Dog, là, quello Abramo. Ah, Gollum, Snoop. Non capivo. Abramo, là, è seduto come Abramo a Washington. Tra l'altro sì, ne parlavamo con, ne abbiamo parlato brevemente io e Andrea su Facebook, in, nei commenti, non mi ricordo cosa, che se, anche lui ha avuto l'impressione che sia stata un altro, un'altra strizzata d'occhio al fatto che l'imperatore nel primo si vedesse come ologramma. Tra l'altro, secondo, era nel secondo. La grande scusa l'hanno fatto di merda apposta. Guarda che c'è una spiegazione. No, Matrix che faceva ragionamenti simili. Guarda che poi col terzo sarà tutto chiaro, sarà un capolavoro, non l'hai capito. Separiamo le due cose. È gigantesco come era gigantesco nell'impero che pisce ancora, anche se lì era solo la testa. Poi è brutto come era brutto lì, è una battuta, faceva cagare comunque la faccia dell'imperatore prima che ci mette, ci appiccicasse sopra con la colla. Come character design, come design del personaggio, l'ho trovato anch'io piuttosto, no, ma non brutto, anonimo. È il Gollum medio, è dimenticabilissimo, non mi ricordo assolutamente che aspetto abbia, è totalmente inutile. Mi ricordo di più Mads Kanata. Sai cosa c'ha? Qual è il problema, secondo me? Che anche sia lui, Mads Kanata meno, ma secondo me un po' anche Mads Kanata, è che in un film dove tutto il resto è pupazzi, sicuramente ritoccati al computer, ma pupazzi, si vede troppo che hanno la recitazione accentuata da performance capture. Sì. Ma d'animazione proprio. Cioè, secondo me poi c'è proprio un problema anche di fotografia, cioè fatichi ad intuirne i tratti somatici, a intuire. Vabbè, ma quello anche Carrie Fisher, però. non è una battuta, cioè io sono andato a vederlo la seconda volta e tipo i personaggi in CGI mi hanno dato molto meno fastidio del fatto che Carrie Fisher non avesse i contorni della faccia. Sì. No, vabbè, il fatto è questo, che anche cioè, il discorso quello dell'imperatore, anche l'imperatore non era un personaggio poi così interessante da come usciva da L'impero colpisce ancora. Sono 20 secondi. Sì, 20 secondi in cui dice, ah vabbè sì dai, allenalo al lato oscuro, può essere una cosa interessante, dai, sì, come va il resto? Era un cappuccio con dei vermi sotto. Sì, però insomma non è questa una giustificazione, cioè non è che nel 2015 devi ripetere lo stesso errore, ovviamente. E secondo me è uno di quei personaggi più sacrificati in termini di mystery box, nel senso Abrams c'ha sempre questa cosa del creare intorno ai suoi film un vespaio di teorie, cose del genere. L'aveva fatto con Cloverfield, che lui lo produceva, e quindi fu un piccolo miracolo di guerriglia marketing. In questo caso è diverso, cioè il trailer e prima non si sapeva nulla, dopo si è scatenato il vespaio perché tante cose effettivamente sono rimaste senza risposta, e Snoke è uno di quelli su cui si stanno facendo le speculazioni più ciccione, ecco, perché sì, il personaggio nel film fa cagare, cioè non c'ha giustificazioni. Magari la seconda volta che lo vedi è meno peggio della prima, però resta sempre un brutto vedere e un brutto sentire. Però effettivamente è che il personaggio forse da solo, perché poi la questione sulla paternità di Rey si è esaurita quando abbiamo scoperto che non avevamo nessun elemento per stabilirla, però quella di chi è Snoke, del fatto se sia Darth Plagueis, il vecchio maestro di Palpatine, oggi addirittura è uscita una nuova teoria sul fatto che sia in realtà Anakin, perché c'ha la cicatrice e la guancia uguali a quella di Anakin quando si toglie la maschera. Tra l'altro ci sono gli artwork di studio che inizialmente a un certo punto avevano pensato di infilare in qualche maniera, magari come fantasma. Sì. Quindi oggi mi sembra che anche una dichiarazione di Andy Serkis di oggi, che ha detto che non è assolutamente Darth Plagueis, quindi forse credo sia più una vittima del lasciamogli qualcosa da parlare per i prossimi 2 anni, più un anno e mezzo insomma, speriamo, perché poi dicevano di spostare la data di episodio 8 a dicembre, però lasciamogli qualcosa di cui parlare, e intanto vabbè, facciamogli vedere sto coso enorme, speriamo che gli piaccia, non lo so. Ma, sì, anche perché voglio dire, poi il nuovo ordine punta, cioè la ciccia grossa la fa il dualismo tra Kylo Ren e Hux, mi sembra che si chiami, che alla fine, cioè, sono proprio
cioè rispetto a Fener contro Tarkin è tutt'altra roba, nel senso sì. che Tarkin veramente sembrava messo, cioè era messo lì insignito di un potere che non riuscivi a capire come cazzo facesse a comandare a bacchetta sto robottone di 2 metri con la voce che ti uccide e... Sì, c'è da dire che Axe praticamente è un ghigno che cammina, non è che sia molto di più sì, di quello. Sì, però voglio dire, sì, però c'hanno di nuovo c'hanno scambi di battute continui, tipo ma che cazzo dici, no, certo. ma no, dovevi fare i cloni, mica sta gente di merda, cioè è così un continuo. Sì, tra l'altro è bellissimo, c'è stata anche questa discussione sul contesto politico, la resistenza, la Repubblica, il nuovo ordine, cosa succede. Fondamentalmente la spiegazione è: ma che ce frega tanto la Repubblica, la distruggiamo. No, ma che poi cioè, hai passato anni a lamentarti dei midichlorian che spiegano troppo, e che te frega mode qual è il contesto politico? Ci stanno i ribelli che gli hanno cambiato nome e l'impero che ha detto sai che c'è primo ordine, suona meglio, cioè... No, è vero, è un po' deprimente se ci pensi, hanno distrutto due morti nere per ripristinare la Repubblica e sconfiggere l'impero, e qua ci ha messo 30 anni dopo c'è ancora la guerra e la Repubblica viene spazzata via. Bene. Ma quindi tutti i miti, le leggende sono veri? Sì, sono veri e non sono serviti a un cazzo. La Repubblica non funziona chiaramente cavolo. Nell'universo di Star Wars. Tra l'altro sul fatto della terza morte nera di fila, devo dire io però perlomeno ho apprezzato il fatto che questa volta il punto debole è coperto, cioè devono far saltare tutto. Ma se ci mettessimo degli scudi, bravo, oh, ottimo. Ci sono degli scudi da tirare giù, poi arrivano, non riescono a distruggerlo, e allora fanno saltare le bombe dentro, a quel punto si può entrare, si può dire, almeno ci hanno potuto faticare un po', invece di arriva un contadino, spara un missile con il santino di vabbè, che gli dice perché è più simile a quella del ritorno dello Jedi, semplicemente sì. Sì, sì. Endor, la base su Endor è localizzata. E quella non l'avevamo finita, c'aveva il buco aperto. Questa è comunque dai, chiusa. Che comunque dai, il pianeta è figo. No, no, sì, sì, per carità. Sì, comunque, vabbè, rimane che alla fine... non so se sia triste o che, però io quando c'erano i vecchi sullo schermo dicevo vabbè, oh, levateli dalle palle che mi diverto di più con i giovani. Vabbè, ma vabbè, perché funzionano. Che poi vale, cioè, casting, le due cose, meglio questa, è meglio che il contrario, visto che poi deve andare avanti la serie. Infatti. No, ma nettamente... Sì. Tutto il nuovo attori è la parte nettamente migliore del film. Funzionano tutti, funzionano anche in coppia, sia Finn con Rey e Finn con Poe, gli scambi di battute, la loro interazione, come interagiscono, ci sono tante piccole cose che ovviamente poi su internet ci sono tutte queste analisi, battuta per battuta, scena per scena, tutte queste cose qua e... No, è scritto bene, secondo me, è un bel film che fa sperare bene per quello che si vedrà. C'è tanto, ovviamente, c'è tantissima roba da spiegare, che chissà, magari non la spiegheranno un po'. Però sì, a me è piaciuto un botto, è piaciuto tanto. Al di là del fatto Star Wars, è proprio piaciuto come film, sono state cose, dura più di 2 ore, giusto? Dura 2 ore 20, 2 ore 15, qualcosa del genere. Ed è a ritmo divertente, è un bel film d'azione alla fine anche quello, cioè... quindi sì, ma sì, e poi cazzo, cioè, non ci avrai 100.000 pianeti diversi della nuova trilogia, ma almeno c'è il senso di frontiera, che voglio dire, una roba secondo me gli era mancata, cioè era veramente la burocrazia in giro per i pianeti. Tra l'altro sono stati spazzati via i pianeti della nuova trilogia. Sì, sì, beh, ma meglio così. Sì, non mi ricordo quello che dovevo dire, vabbè. No, veramente sono settimane che parliamo delle stesse cose e uno poi se ne dimentica. Claro, però, no, cioè, ce l'hanno anche chiesto a gran voce il podcast. Sì. In realtà io ne ho parlato relativamente poco, a parte quelle poche interazioni che ho avuto magari con voi su Facebook, perché io l'ho visto qualche giorno prima di partire per l'Italia qua, il 17 l'ho visto. Sì. Quindi non sono riuscito a parlarne con nessuno degli amici qua a Londra. Quando sono arrivato in Italia, tutti i miei amici, dei miei amici italiani, non l'avevo ancora visto nessuno di quelli che ho visto. Quindi non ho avuto letteralmente nessuno con cui parlarne, a parte le poche interazioni online che capitava. Però sì, ne ho letto tanto e...
Ecco, il fatto è che ti sei ritrovato in un marasma di articoli che spiegano perché fa le 40 cose che non si perdonano alla storia. Ma no, ma poi le 40 cazzate. Ho smesso di leggerlo quando quell'articolo lì, ho smesso di leggere quando ho capito che l'autore dell'articolo non ha idea di cosa siano i buchi di sceneggiatura. Proprio non sa, non ha capito cos'è un buco di sceneggiatura, e quindi tutto l'articolo era basato sulla sua idea sbagliata di cosa è un buco di sceneggiatura. No, sai che c'è, io avendo visto per la terza volta ho una posizione abbastanza serafica in tal senso, cioè ormai mi sono convinto che è un film che va visto anche magari lontano dall'hype, cioè nel senso la prima volta c'è talmente tanta foga che anche a me alcune cose non mi tornavano così, però poi da un punto di vista veramente come spiegano loro di buchi di sceneggiatura e cose del genere torna tutto. È un peccato che gli stiano facendo la tara, un po' come fa il ragioniere. Ah, questo non va, ah, questo non è spiegato. Ma sì, ah, questo... poi fare la punta al cazzo. Vabbè, cioè... dai, ragazzi, ma è sempre successo su queste cose qua. Non mi sembra una grande novità. No, soprattutto per questi film, diciamo, più blasonati, più che vengono visti. Hanno fatto interi documentari su gente che fa la punta al cazzo a George Lucas. Sai qual è la cosa fastidiosa, però, è che ti dicono ok, questo non funziona, questo non funziona, questo non funziona, quell'altro. Quando c'era George Lucas le cose andavano meglio, un po' come quando c'era il fascismo. Secondo me è anche un misto di ricordi rotti, cioè la gente forse non ha rivisto gli episodi precedenti prima di vedere questo, molti immagino. I 400 calci si sono immolati per noi, in sacrificio per voi. Mica quella, vabbè, quell'articolo lì su episodio 1 è una crema. Cioè, poi ovviamente le cose si esasperano e diventa Finn, tiene testa al più grande Sith della storia senza avere un rudimento di allenamento Jedi. Cioè, capito, poi veramente si sfocia nel revisionismo storico di una cosa che è successa l'altro ieri e teoricamente avresti dovuto seguire un po' più con attenzione, magari senza pensare a quello che dovevi scrivere dopo sui social network. No, quanta polemica, ragazzi. Viverla tranquilla. Ci sono anche quelli ricordano che Luke non nel giro di 5 minuti passa da ma che cos'è questa roba strana che sembra una spada e vabbè, però tu sei un miscredente, non capisci un cazzo della forza, vaffanculo. Cioè, insomma, secondo me è anche tipo non essersi dimenticati episodio 4. Uno la vive anche bene, solo che vengo da 2-3 settimane, avendo scritto due articoli sull'argomento, di discussioni infinite in cui... Il tuo errore sarà stato leggere dopo i commenti, sicuramente. Esatto, quello è l'errore, sì, perché poi alla fine la curiosità vince su tutto e vai a leggere i commenti che magari ti fanno proprio male al cuore, quindi... Perché non bisogna viverla così stretta al cuore, bisogna sempre ricordarsi che sono dei film per bambini principalmente. Sì. E poi... lo so, però cioè, anche noi torniamo bambini, frase fatta per chiudere. A parte scherzi, cioè, faccio piccolo spoiler, canto come hai detto tu Andrea, chi se ne frega di chi non l'ha visto. Cioè io ho tipo 4 pupazzi di Han Solo ancora in camera, quindi... E adesso? Veramente... Che sono tutti morti, tra l'altro. Infatti, sì, funerale vichingo a tutti e 4. Adesso devo prendere quello di Kylo Ren e poi vediamo come se la giocano, insomma. Metto Kylo Ren al centro di 4 Han Solo che lo guardano male, magari... cambia un po'. Vabbè, comunque nel dubbio accendi la pira. Ma non solo guarda con affetto, gli vuole bene, gli fa anche la carezzina prima di morire come un coglione. Prima... A me sta roba comunque mi ha turbato. Cosa? Che mi è morto Han Solo, mi ha turbato. Cioè, a parte che mi è piaciuta, cioè, quello è uno dei momenti in cui richiamare e fare il gioco della scena riflessa, sai che è vero, quelle cose, quella mi è piaciuta come omaggio giocato di ripercorrere quello stilema là, quella scena, quel momento. Sì, ha un po' il problema che quando un'ora prima dicono che Han Solo è suo padre, quindi è Han Solo che muore in questo film. Vabbè, è telefonatissimo. L'appassionato di Guerre Stellari lo sa che lui vuole morire da Ritorno dello Jedi. Tra l'altro, sì. Probabilmente gli hanno detto questo: ti diamo il triplo di chiunque altro partecipi al film e muori, figata. Sì, ma infatti è anche per quello che Harrison Ford recita per la prima volta dopo 10 anni. Cioè. Beh, sì, l'avete letto le cifre, che ti siamo nei milioni di dollari
per Harrison Ford, e tipo gli attori nuovi hanno preso tipo $500,000, una roba del genere. Quindi hanno tipo preso 10 volte di meno e sono i protagonisti. Alla c'è anche da dire che Daisy Ridley l'aveva fatto. No, sono giusti sconosciuti. Prima, e John Boyega aveva fatto Attack the Block e è un personaggio sfigato in 24. Cioè, sì, l'unico è Oscar Isaac. Sì, che è quello con la parte più piccola. Sì, infatti. L'hanno pagato a minutaggio. No, quello con la parte più piccola è Von Sydow, che è fantastico. Ma dai, Von Sydow... Ah, è andato. Ma dai! Che poi io non so in inglese com'è la resa della recitazione di Von Sydow, ma in italiano lo scambio di battute tra Kylo Ren e Von Sydow è una roba... È impacciatissimo. Infatti a me è tutto inutile. Tipo, vabbè. A me all'inizio il film ci ha messo un pochino a ingranare, perché quella scena lì ero, ma che cazzo, cos'è? La recita scolare, cosa state dicendo? Ma però il blaster a mezz'aria, quello è un tocco che mi è piaciuto. Sì, ma quella sboronata quella è subito dopo, lì il film si ripiglia, perché c'è la sboronata e poi c'è coso che arriva Oscar Isaac e fa il figo e lì basta, decolla tutto, quando c'è Oscar Isaac. Tra l'altro il blaster a mezz'aria serviva solo per metterci il lens flare, bastardo, che io ho detto vabbè che faccia di culo, che poi tipo uno dei pochi, cioè almeno io del resto non me ne so accorto. Sì, no, ce ne sono tipo tre in tutto il film. Vabbè, però tu stavi proprio a cercarli. Sì, ha contati, sì. aveva il blocchetto, il lenzometro. Vedi, anche questo, il fatto che non ce li abbia messi è indice di quanto sia contato e non il film di Abrams. Comunque, come diceva Ugo, cioè, forse il momento quello sul ponte è il migliore di Han Solo, no? Di Harrison Ford, scusa, vabbè, uno poi confonde il personaggio con l'attore. Ma perché non sai dove inizia e dove finisce. Sì. Sul ponte finisce. Sotto il ponte, anzi, a Ponte Garibaldi. No, forse i momenti in cui i vecchi riescono a dare il meglio di loro, a parte Chewbacca che è il leader assoluto anche delle gag, sono proprio quelli drammatici. Quando muoiono e quando nei momenti drammatici, perché poi quando ti gigioneggiano, sì, magari la prima volta ti fa piacere, oppure quando, cioè ad esempio quando Harrison Ford di nuovo accarezza il Millennium Falcon dopo tanto tempo, quelli sono i momenti di, come dire, di nostalgia migliori, e quelli in cui loro riescono a essere veri attori. Poi quando gigioneggiano mi sa che manco loro ci credevano tantissimo. Quando si fanno le battute a vicenda fa un po' circolo delle bocce. Sì. Però vabbè, che ci vuoi fare. Peccato che non c'è stato un momento Umarell col Millennium Falcon sotto manutenzione, loro che la guardano, che aspettano, che finiscano, però... Abbiamo detto quello che c'è da dire? Credo. Sì, direi sì. A parte che mi ha fatto cagare la scena finale, mi dimenticavo di dire. Ah no, la scena finale si è stata bruttina anche secondo me. Ma cosa? Lo spot venite a Skell Island, della regione, quello bello con la panoramica dall'alto. Sì, lo proiettavano a Expo, eh. Sì, esatto, cioè, è proprio quella cosa là. Ma sai che io ho visto quella scena lì e tipo volevo prendere il biglietto per andarci, ma non sto scherzando. È bellissimo la foto, è bello il paesaggio. Vabbè, sì, è un posto della Madonna, sì, no. La scena in sé è un po' pesce, però... Ma vabbè, a parte lo stick destro alla fine, che effettivamente la terza volta dici, mi sa che qua hanno un po' cagato fuori dal vaso. Sì. Il momento, lo scambio di sguardi tra Emil e Daisy Ridley non mi è dispiaciuto, anzi, forse... io sono del partito di quelli che dicono è uno dei migliori momenti della saga. Sai cosa? No. È che già che hai fatto l'occhiolino fino a lì, secondo me a quel punto potevi fare l'occhiolino alla fine dell'Impero colpisce ancora, che parte e non vedi dove stanno andando. Sì. Secondo me era solo che poi Marchemi diceva ma almeno 2 minuti me li fate fare sto cazzo qui. Sì, infatti, però vabbè, il fatto di vedere lui comunque, cioè, alla fine c'ha un'espressione là, è proprio overacting al massimo, magari a qualcuno può aver dato fastidio, però il fatto che proprio lui lo vedi che è distrutto, che ha ricreato un'altra volta suo padre, ha fatto gli stessi errori e probabilmente, come dicevi tu, gli è arrivato il bollettino della forza che gli diceva guarda che Han Solo è morto, quindi piangi newsletter. Ma tra l'altro sto poveraccio ha passato 20 anni
nel deserto senza batter chiodo. Poi ha salvato la galassia, prendendo un sacco di schiaffi, ma comunque ha salvato la galassia e ha detto ok, adesso rifaccio gli Jedi, muoiono tutti. E poi ha passato 20 anni da solo su un'isola larga 3 metri. No, non solo muoiono tutti, ma devasto il figlio del mio migliore amico e di mia sorella, che peraltro... Nel frattempo che lo faccio diventare genocida un po'. Esatto, perché... che tira giù pianeti quando gli girano i chitarrini. Cioè questo fatto non è che solo si è incazzato, ha ucciso tutti, è diventato dell'impero, ha partecipato alla distruzione dell'intera repubblica e comunque all'inizio del film ordina di uccidere tutti in un villaggio, così per sicurezza. Infatti hanno solo... quando dice vabbè, ma cioè, scusate, allora io ci vado su sto ponte perché l'ho promesso a quella deficiente di Leia e vabbè, poi comunque voglio morire, però adesso onestamente, ma cosa vuoi salvarlo sto qui? C'ha proprio quella faccia, oh, vabbè dai, magari proviamo se magari rollo un 20, tiro un 20 sul carisma check e mi va di culo. Il problema è che il dado gli è cascato giù dal ponte, infatti. E non solo quella, anche il fegato probabilmente un po' di... è la regola del bilico, se il dado è in bilico devi ritirarlo, era un 20 in bilico, ha dovuto ritirare. Sì, ma gli è uscito di merda. Infatti ha rollato un 1. Va bene, dai, chiudiamo qua. Netflix brutta e cattiva, facciamo la settimana prossima che devono scappare. Ciao. Va bene. Okay. Ciao. Bella, queste chiusure brusche mi piacciono sempre. We'll be right back.